Molti elefanti marini si crogiolano al sole sulla spiaggia di Piedras Blancas in estate. Qui perdono gran parte della loro pelliccia e grossi lembi di pelle in un procedimento chiamato muta catastrofica. Invece di crescere pelo e cellule di pelle nel corso dell'anno, gli elefanti marini crescono un intero strato di pelle e tutto il loro pelo sulla spiaggia. Ciò avviene in un periodo che va da 4 a 6 settimane. Nel frattempo perdono tutto il vecchio strato di pelle, come pure il loro pelo. Questo cambiamento avviene in terraferma invece dell'oceano con la sua gelida acqua. Appena arrivati alla terraferma, gli elefanti marini sono di colore marrone chiaro o scuro, con lembi di pelle che cominciano a cadere. Quelli che sono nella parte finale della loro muta assumono un colore argenteo. Allo stesso tempo dimagriscono perché non mangiano nulla durante la muta. Alla fine di questo processo rientreranno in acqua uno alla volta per riprendere il viaggio migratorio verso il nord in cerca di cibo. Il processo della muta è caratterizzato da una circolarità con elefanti marini di diverse età che arrivano alla spiaggia in tempi differenti. Le femmine e i giovani arrivano per la loro muta nei mesi di aprile e maggio. A giugno arrivano i giovani adulti, la versione adolescente degli elefanti marini. A luglio gli adulti maschi arrivano per la loro muta dopo la loro semi-annuale migrazione in Alaska. Gli adolescenti sono più piacevoli da guardare che non i giovani e le femmine. Come tutti gli adolescenti, si divertono ad allenarsi e giocare, sfidandosi l'un l'altro con i loro ruggiti mutevoli. Si danno colpi sul petto e si mordicchiano il collo, mettendo in atto anche lotte simulate. Possono pesare quasi 5 quintali o più, causando meraviglia ai turisti che non hanno ancora visto gli adulti maschi. Gli adolescenti hanno un muso acuto simile a quello dei topi e a mano che crescono il muso si allarga. Poco prima di raggiungere la maturità fisica, il muso comincia a pendere. Alla maturità fisica di 8 anni, il muso diventerà la proboscide che gli dà il nome. Le femmine non sviluppano mai questa proboscide. I maschi adulti, ingrassati dai loro alimenti nella migrazione all'Alaska, possono pesare fino a 2.272 kg, ma adesso si trovano in uno stato più rilassato paragonato al periodo della stagione di riproduzione. Durante il periodo di riproduzione competono fra di loro, a volte ferocemente, per il diritto di accoppiarsi.
In estate sono qui semplicemente per la muta. A volte annunciano la loro presenza con una voce rimbombante e simulano lotte con altri. In realtà è più frequente che usino il corpo degli altri elefanti marini come cuscino per riposare. Nel mese di agosto i maschi vanno via uno alla volta per la loro migrazione in Alaska. Adesso ingrassano in preparazione dell'inverno e la stagione di riproduzione e delle nascite. Durante questo periodo faranno il digiuno dal tardo novembre fino a marzo. La maggioranza va eventualmente via e rimangono solo pochi elefanti marini sulla spiaggia. I giovani arrivano per un periodo di riposo. Si raccomanda di visitare il nostro sito internet www.elephantseal.org. Come pure il video streaming della nostra webcam. Fine!